Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come: la conduttrice Maria De Filippi vanta un patrimonio milionario. Ecco quanto guadagna la mattatrice di Mediaset. Maria De Filippi ha costruito negli anni un autentico impero, insediandosi solidamente nelle reti del biscione e nell'immaginario collettivo popolare. Ribattezzata anche Queen Mary, per il suo ruolo in primo piano nel panorama televisivo nazionale, ha sfornato format di indubbio successo, e lo testimonia anche il boom della nuova stagione di Temptation Island. Maria De Filippi ha fondato assieme al defunto marito Maurizio Costanzo la sua società di produzione, Fascino PGT, nel 1982, e l'azienda ha regalato i Natali ai programmi Amici, Uomini e Donne, C'è posta per te, Tu sì che vales, e naturalmente il succitato format romantico. Attualmente, Maria De Filippi detiene il 50% delle quote di Fascino PGT, e Mediaset ne controlla la parte restante. Il 2022 si è rivelato un anno aureo per la conduttrice, ed il quotidiano Italia Oggi ha indagato sulla condizione patrimoniale della mattatrice milanese. Si tratta di cifre assolutamente da capogiro. Maria De Filippi e Fascino PGT, un binomio vincente. Nel 2022 la società fondata da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo ha chiuso l'anno con 75,3 milioni di ricavi totali, con una crescita del 14,8% rispetto al 2021. Il che si traduce in quasi 12 milioni di utili, ed un patrimonio netto di 40 milioni di euro. Il quotidiano Italia Oggi ha inoltre azzardato una stima del patrimonio personale della conduttrice, se l'assemblea dei soci decidesse, come ha fatto negli scorsi anni, di ridistribuire tutti gli utili in dividendi. Questo significherebbe 5,9 milioni per Maria De Filippi, da sommare ai 3,2 milioni incassati per l'esercizio 2021, e ai 2,5 milioni per l'esercizio 2020. Un totale di 11,6 milioni di euro di dividendi in 3 anni, che ovviamente retribuiscono l'azionista De Filippi, poi premiata anche con altri compensi annuali milionari quale star assoluta del palinsesto Mediaset. Maria De Filippi, la corona è quanto mai appropriata. La conduttrice non gode solamente di un conto in banca decisamente faraonico, ma ha anche plasmato intere generazioni di spettatori. A lei si deve, ad esempio, la creazione del ruolo di tronista e di corteggiatore, ed ha incentivato negli ultimi 20 anni l'immissione di nuove leve nel circuito artistico del bel paese grazie al suo talent Amici. Infine, Maria De Filippi vanta un legame privilegiato con l'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, e lo dimostrano anche gli scatti rubati durante i funerali del capostipite Silvio. Il dirigente aveva a sua volta partecipato alle esequie di Maurizio Costanzo, ed in tale occasione aveva apertamente manifestato il proprio affetto per la neo-vedova. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.